Benvenuti a tutti, fan della pagina, follower che seguite 3D Production. Oggi siamo in compagnia di un ospite, permettetemi di dire, per me che seguo questo tipo di filoni di settore, cioè il cinema, quella che è un punto di riferimento per quanto mi riguarda e sicuramente per la comunità che gira intorno a questo settore, un punto di riferimento per tutto ciò che oggetti di scena, memorabilia. E soprattutto è un animatore di uno dei gruppi Facebook molto seguiti, che trattano appunto di questo tema, effetti speciali, oggetti di scena, props, come vengono detti in lingua anglosassone. Abbiamo con noi Paolo Prevosto, che potete ammirare qui nello screen di lato, e in voce è lui. Vi assicuriamo che lui. Prego, Paolo. Ciao, ciao a tutti. Sono qua. Sì, Paolo ci ha chiesto questo modo abbastanza, diciamo, inusuale per la nostra intervista perché preferisce lasciare spazio alle immagini, soprattutto alle immagini del suo museum, vero e proprio museum, che potete trovare online, nei link che poi vi daremo durante la pagina. Durante questa intervista vi mostreremo gli screen e vi manderemo tutti i riferimenti e a fine intervista avrete proprio tutti i link, del sito web e delle pagine Facebook. Ma Paolo, come tutti gli altri ospiti che ti hanno preceduto e che sono stati i nostri ospiti nelle precedenti interviste, noi vogliamo rivolgerti le nostre consuete tre domande, come puoi leggere nel panel qui alle mie spalle, perché le persone che abbiamo intervistato, come nel tuo caso, hanno sempre un'attinenza col mondo del cinema o comunque della comunicazione in generale, dell'espressione, della fantasia, in modo in qualche senso anche legato anche all'artistico. Quindi partirei senza troppi preamboli direttamente con la prima domanda: chi è Paolo Prevosto? È un appassionato di cinema fin da piccolo. Ho iniziato a collezionare negli anni 90, quando ancora c'era il fax, perché molti mi chiedono come facessi a entrare in contatto con queste persone. Ho iniziato a metà anni 90, quando internet era l'inizio. I social, bene, neanche si immaginavano che si utilizzava il fax con cui ci si inviavano con gli Stati Uniti, il resto del mondo, informazioni, viste, immagini, come si poteva. Quindi era tutto molto più lento. Però niente, ho potuto, diciamo, iniziare in quel modo. E poi dopo la cosa si è evoluta. Ho iniziato con action figure, merchandise. Poi quando ho capito che potevo mettere le mani su oggetti usati nei film, ho iniziato a collezionare quelli. Quindi verso il 2000 ho venduto la collezione di action figure e ho convertito tutto a oggetti di scena. Quando ancora questi artisti, gli artigiani che avevano lavorato alle produzioni più famose avevano magari l'oggetto che è salvato dal cassonetto, nel vero senso della parola, perché all'epoca comunque non c'era la filosofia di conservare gli oggetti, anzi, a fine riprese era un disturbo ovviamente dover pagare un magazzino, l'affitto, eccetera, per cui venivano buttati, regalati e così via. Queste persone avevano, penso magari questi oggetti in garage, eccetera, e io chiedevo, intanto ero appassionato ovviamente di quello che facevano. Perché più che da fan della storia di un film, sono fan proprio degli effetti speciali, dei trucchi, come vengono realizzati. Ovviamente il fascino di quelli anni 70-80 pre-CGI è superiore dal mio punto di vista. Per cui c'era un approccio un po' diverso. Magari non mi consideravano un fanboy che li andava a cercare per non so che, per Star Wars, ad esempio, diciamo che si instaurava un rapporto un po' più tecnico. Poi chiedevo se avevano del materiale, se me lo vendevano e così via. Ci sono state varie occasioni di questo tipo. E poi ovviamente col tempo hanno iniziato a conservare materiale proprio le produzioni stesse, perché avevano capito che c'era il collezionismo. Sì.
e per cui hanno iniziato a fare aste ufficiali, oppure gli stessi addetti ai lavori si vendevano il materiale alle aste, per cui negli ultimi 10 anni, 15 anni, e oltre che essere saliti i prezzi, ovviamente non si è più trovato nulla. È così. Man mano si troverà sempre meno delle produzioni vecchie. Perché adesso, diciamo, si è acceso il riflettore ormai su questo. Sì, sì, sì. Da fastidio dei magazzini è diventato, adesso è diventato. Ecco, mi ha fatto in mente una cosa. Tu, oltre a essere, da quello, per la mia esperienza che ho visto navigando su internet, ogni post che riguarda un oggetto del genere è sempre a firma tua. Quindi, o perché frequento solo i gruppi dove ci sei tu, ma io credo che tu sia comunque un punto di riferimento italiano, almeno per quello che, per il mio modesto punto di osservazione. E ci teniamo a precisare che sono tutti, magari oggi qualcuno ha le repliche, si fa fare una replica originale, ma a te tutto un materiale appunto davvero utilizzato nei film, e a volte anche i segni del fatto che magari vedo delle maschere che sono state giustamente tolte, quindi c'è il buco dove usciva davvero il naso dell'attore, però ecco, sono davvero gli oggetti che hanno indossato gli attori in quel film, in quella scena, non sono assolutamente le tue delle repliche. Sì, è lì il bello. Cioè, quello che a me piace poi è prenderli direttamente dalla fonte, dalla persona che le ha fatte, o comunque chi ha lavorato sul set in quella scena e così via. Molti purtroppo vedo che stanno acquistando magari alle aste o in altre situazioni, negozi, anche oggetti che vengono spacciati per originale. Molti lo sono, ma molti sono un po' ambigui, sì. Non si sa bene se era un avanzo della produzione, se era usato nella scena, se era un prototipo, e poi molti hanno, si fidano semplicemente, ah, ma il certificato, allora è buono. Purtroppo è difficile oggi trovare gente che ha lavorato a quei film e ha del materiale da dare via. Cioè, capisco che sia difficile, però allo stesso tempo bisogna un attimo studiare l'oggetto prima di acquistarlo, eccetera, chiedere informazioni. E poi è ovvio che chi ha lavorato alle produzioni anni 70-80 comincia ad avere una certa età, e purtroppo molti che conoscevo sono mancati anche negli ultimi anni, per cui così è difficile. Ovviamente i film anni 70-80 di fantascienza sono quelli più ambiti. Star Wars, Incontri ravvicinati, i vari film di Star Trek, quegli anni 80 e così via. Quindi è un po' difficile poter avere roba, diciamo, di prima mano. Ma infatti, per cui, la parte affascinante, se è possibile, cerco anche di aiutare, cioè, di spiegare magari certi oggetti. A volte mi capita che mi scrivono per chiedere informazioni, e cerco di fare questo, solo che come dicevo, bisogna proprio studiare, fare i compiti. Vedo che c'è una certa pigrizia, cioè è più facile magari per certa gente tirar fuori i soldi, comprare l'oggetto, dire ah ok, è originale, è il certificato, poi magari gli dico no, ma guarda che vedi quel punto lì è diverso rispetto al fermo immagine, almeno guardati il fermo immagine del Blu-ray, che non è che richiede una tecnologia inarrivabile, no? Così, ci vuole un esempio. Cura dei dettagli. Ma quindi, quello che noto dal tuo racconto è che, ecco, qui abbiamo narrato chi è Paolo Prevosto. Allora, passiamo direttamente alla seconda domanda, perché ho delle cose da chiederti. Cosa fa, e soprattutto, cosa fa e come, cosa fa Paolo Prevosto, in quanto, ecco, poi ci dirai se definirti collezionista o se c'è un altro termine che ti definisce. Quindi cosa fa Paolo Prevosto? Non voglio stroncare la tua seconda domanda, però già fa quello che ha appena detto. Studia sempre, cerca informazioni quando è possibile, e poi parlo con le persone che hanno lavorato a queste produzioni per capire i dettagli, i procedimenti. Proprio facendo il gruppo effetti speciali, sì. Ho visto che
alcune persone che magari basano la loro conoscenza su delle riviste anni 80 o altre cose, semplificano e confondono totalmente, cioè dei procedimenti che invece erano lunghissimi, richiedevano 30 persone, una cosa ricorrente, e che scambiano il rotoscope con invece il lavoro che poi andava fatto con la truca, eccetera, cioè delle cose mascherino contro mascherino che richiedevano veramente mesi di lavoro per fare pochi minuti di scena, quindi questo un po' sto facendo in questo periodo. Richiede, diciamo, alcune ore ogni giorno. Quindi tu sei passato da, a parte, ecco, sei passato da collezionista, adesso sei diventato un divulgatore quasi di questo settore, del settore Beh sì, del... però ho voluto nell'epoca, come ti dicevo, infatti non mi andava di fare l'istrionico, non metto molto la faccia, preferisco mettere le informazioni. Questa è un po' la mia filosofia, quindi non appaio eccessivamente. Perfetto, no, ma infatti effettivamente in fin dei conti sei, diciamo, sovraesposto, quindi effettivamente capisco questa, diciamo, questa preservazione un po' anche della tua immagine. Cioè, sei molto, cioè, rispetto a me che sul web sono solamente un nessuno, effettivamente tu appari in molti posti, in molte ricerche, quindi effettivamente hai ragione. Capisco che effettivamente ci sia la necessità e la voglia comunque di riuscire almeno a preservare un po' la parte, ecco, la nostra identità, che è la parte più che il web ancora non ci può strappare, quindi condivido E poi in e passato c'era la volontà di fare un museo, di fare eventi, li ho fatti, ho fatto delle mostre, eccetera. Però poi, diciamo, con gli anni l'entusiasmo è passato per una serie di motivi, i soliti motivi, e quindi è così. Quello che pubblico piace, piace, se non piace, non piace, è uguale, non mi cambia. Non sono un cacciatore di click, no, quindi. questo è vero. Infatti le tue, soprattutto per esempio, se tu volessi essere un cacciatore di click oggi dovresti collezionare o dovresti avere nel tuo museo, che anche se è virtuale, oggetti dei cinque comic, però vedo che effettivamente è quello che oggi attirerebbe dei Sì. click facilissimi. Ma da quello che ci hai raccontato capiamo anche perché questi oggetti non possono al momento trovare spazio giustamente nella tua Ma collezione. secondo me, beh, come Spider-Man vuol dire già cambiato, quindi avere i pezzi di uno Spider-Man del 2001, come dire, sarebbe in calo di valore rispetto all'ultimo che va più di moda. Io Sì, è proprio un vero. discorso di moda. Tra 10 anni ci sarà un terzo Spider-Man, un terzo attore e così via. 10 anni fa Bale era il Batman di moda, ovviamente. Poi è arrivato Ben Affleck. E adesso un altro ancora. Quindi diciamo che non investirei, sicuramente varranno sempre qualcosa. Sono oggetti legati a film importanti, rimangono, diciamo, nella storia dei media, eccetera. Però tirar fuori le cifre al momento della moda grosse non è una cosa che farei, insomma. Sono le mie, c'è chi lo fa, io no, sono un po' il mio modo di agire. Però penso che un Batman di Michael Keaton ti potrebbe un po' attrarre, E quello sì, forse. Quello, certo. se ho capito esattamente il Quello sì. Quello target delle tue, diciamo, della tua... rimane. Esatto. Posso dire, non dico che tra 2000 anni si ricorderanno magari quel Batman lì, chi lo sa, chi può dirlo. Però sicuramente per 10, 20 anni, 30 anni reggerà ancora. Perché Sì. Sì. poi lì c'è un fattore nostalgia, nostalgia. Mentre i cinecomic, diciamo, gli ultimi usciti, sono basati, cioè i prezzi sono determinati dalla moda, quindi è ovvio che se un mese dopo l'uscita di, o pochi mesi dopo l'uscita di un Batman con Ben Affleck, tiri fuori una maschera per dire quello che è, lo vai a pagare molto di più che un oggetto che lo tiri fuori dopo 10 anni. Quindi lì è il fattore moda. Su quelli di Michael Keaton c'è proprio un fattore
storico, perché comunque Tim Burton ormai è nella storia, è nella storia del cinema sicuramente. Assolutamente. Non potrà essere cancellato dai prossimi film, non credo. No, no, infatti sarà sempre volenti o nolenti, potranno fare tutti i Joker che vorranno, i Batman che vorranno, ma dovranno sempre fare i conti con quella prima volta del Cavaliere Mascherato che appare in quella Gotham gotica come mai si è vista e mai si vedrà più, forse. Chi lo sa? Chi lo sa? Però Paolo, trovo ammirevole il discorso che tu abbia iniziato questo all'epoca dei fax. Come hai fatto a convincere o comunque ad avere dei rapporti anche al di là dell'oceano, meramente via fax, perché erano gli esordi dell'internet, era stato inventato negli anni 70 l'internet, ma le prime mail forse si iniziavano a mandare scarso intorno a fine anni 90, inizio 2000. Quindi col fax come si faceva ad entrare in contatto, immagino, con o con delle produzioni o comunque con degli studi che hanno lavorato agli effetti speciali di un film? Cioè tu entravi in contatto con queste realtà, come li facevi a far breccia dall'altra parte dell'oceano presso, non so, lo studio X? Come facevi? Cioè come riuscivi a... Ovviamente erano meno martellati rispetto ad oggi. Con i social poi è finita, cioè con i social devi essere presentato per forza, devi conoscere uno che conosce un altro e te lo dice, questo ti vuol conoscere, così via. Oggi è così, che sennò è difficile, a meno che non abbiano loro stessi voglia di essere contattati, è abbastanza difficile. All'epoca molti mi chiedono queste cose come se ci fosse il mistero, però in realtà era solo questione di muoversi, praticamente. Muoversi significava conoscere una persona, che ne so, tramite una rivista, un editore di una rivista che aveva intervistato quel determinato personaggio, e si poteva fare in quel modo lì. Poi alcuni erano contenti anche di dare via quel materiale, cioè non è che tutti hanno lavorato, cioè per molte persone il cinema è solo un lavoro, non è che siano, è ovvio che nell'incontro pubblico e nell'intervista parlino di una determinata produzione come la cosa più bella che abbiano fatto, ma magari è semplicemente per accontentare l'intervistatore, i fan, però sì, alla fine per loro è lavoro. Non faccio nomi, però per molti loro è solo un lavoro. Sì, per cui dare via un oggetto non è diciamo la una grande tragedia per loro, anzi il contrario, cioè uno che gliel'ha andato a chiedere sono anche contenti, perché per dire possono monetizzare un oggetto avanzato. Questa cosa toglie effettivamente un velo di romanticismo, però d'altronde per chi col cinema ci lavora, e lavora, è come se noi andassimo a un piastrellista e gli dico: mi dai lo scarto d'angolo del pavimento in cotto che hai fatto? Magari fai solo un po'. È così, diciamo che anzi alcune volte sarei stato contento di non magari non conoscere quella persona, e poi si può intuire vedendo anche le interviste, si può intuire chi è veramente appassionato e chi invece non, poi gente che magari ha lavorato a una produzione, dico non voglio fare i titoli eccetera, però vedi il mega titolo che è diventato cult, il mega titolo che ha creato fandom, tonnellate di merchandise, è ovvio che poi lui stesso diventa fan di quel franchise, perché comunque ha mandato avanti un sacco di discorsi, poi magari ti invitano a decine di comic con convention varie, per cui non è che ti dicono, possono dirti, all'epoca quando l'ho fatto per me era uno dei tanti lavori per cui venivo chiamato. Wow. È un po' così, anche certi attori sicuramente non immaginavano magari di avere successo con un film e diventare iconici per una parte, però succede. Sì, magari molti attori prendevano la sussistenza perché erano magari disoccupati da mille mesi, tipo esemplare l'esempio di Rocky, che stava davvero, se non riusciva con la sua Sylvester Stallone, se non riusciva a vendere la sua sceneggiatura di Rocky, chissà che fine avrebbe fatto. Quindi effettivamente per loro davvero il cinema, quando è lavoro,
per noi spettatori o appassionati, è romantico, ma per chi ci lavora dentro a volte è solamente sangue, sudore e lacrime. È un Quindi, lavoro. effettivamente, sì, allora, soprattutto a volte è anche un Poi po' specialmente gli particolare. scultori, ho conosciuto molti scultori, no? Perché come ti dicevo c'è la tendenza, ho proprio notato statisticamente sul gruppo che la gente ovviamente conosce il nome del proprietario dell'azienda, cioè tipo faccio un esempio, Stan Winston, però Stan Winston sotto di lui ha ovviamente decine di persone, cioè aveva perché purtroppo è mancato, però aveva decine di persone che lavoravano per lui. Quindi un determinato scultore magari ha creato, ovviamente lui supervisionava il lavoro e Certo. tutte le cose, però può aver fatto, che ne so, uno dei vari Predator, però in realtà lui ha eseguito, diciamo, ciò che il suo datore di lavoro gli ha detto, per cui non voglio far crollare un mito, però comunque è veramente un lavoro. Non è detto che uno che è là faccia quello che gli piace, perché Sì. Sì. magari quello scultore voleva fare altro tipo di sculture. A noi piace il cinema, piace, vabbè, quanto ho capito, anche a te, diciamo, la fantascienza, credo, eccetera. Assolutamente. Questi generi, diciamo, in cui si possono inserire effetti speciali, ovviamente, in maniera massiccia. Però non è detto che questa gente, poi nata là, per esempio, vicino a Hollywood, per loro è proprio un lavoro, Sì. cioè a tutti gli effetti, quindi non è detto, ecco, che sia tutto rose e fiori, ecco. Diciamo che loro fanno parte dell'indotto del cinema, quindi già questa cosa ancora di più strappa ogni velo di romantici, però loro fanno parte di quella grossa macchina produttiva che è Hollywood. E come nella mentalità di un produttore, gli effetti speciali hanno la stessa importanza del catering, della logistica, del location scout, del direttore del casting, cioè alla fine è un tassello della produzione cinematografica, ma siamo noi che gli stiamo dando esatto questo nostro valore, però effettivamente da un punto di Perché vista... spesso mi dicono, certi mi chiedono anche come fare per andare a lavorare, eccetera, nell'ambiente, però non è che nascere là, ecco, aiuta, ma Sì, proprio per una questione di, non per le conoscenze, ci conosco quello, conosco l'altro, che anche quello ovviamente aiutano, però se sei in zona ovviamente e ti chiamano all'ultimo minuto, puoi prendere, andare, dare una mano con le tue. Lo scultore aiuterà a fare determinate cose, che ne so, l'elettricista o il truccatore a fare altre. Però è ovvio che non ti chiamano in Italia se devi dall'Italia per fare un make-up No. a Los Angeles, capito? Questo No. che È un po', vero. diciamo, sì, spesso mi fanno queste domande, insomma. E no, infatti io leggevo la biografia di Ed Catmull della Pixar, che lui ha iniziato nella Disney che portava i caffè, quindi effettivamente aiuta a stare in quella zona del mondo, ecco. Aiuta. Quando mai Sì. capiterà a me di portare il caffè sulla produzione e dire, esatto, mi serve una mano e poi iniziare una carriera, effettivamente. La molte volte nascono così le carriere. Però Paolo, nelle cose che tu fai, ci dicevamo prima a telecamera spenta, non solo tu ti occupi di gestire questo tuo museo privato virtuale che occupa la sezione TV, movie, historical and space, ma hai anche appunto gestisci o comunque anime, un sito che si intitola fantascienza.com, giusto? E Fantascienza Italia, e Fantascienza poi, Italia. esatto, e poi hai anche un progetto musicale, Simulacrum Lab, dove guarderete nell'intervista appunto lo screen, vedo qui che esattamente nel 2013, giusto? Sì, vedo che con Claudio Simonetti c'è stato questo progetto Aggregat 4 o Aggregat 4, immagino che si pronunci. Non so come pronunciarlo. Tedesco, comunque aggregato 4 va bene, italiano. Ok, Italianizzato. esatto. Che è questo progetto di musica elettronica, se ci vuoi dire. Sì, allora, nel primo disco ha partecipato Claudio Simonetti dei Goblin, Fabio Pignatelli, anche Kenneth Johnson, che è il creatore della serie Visitors, poi ha prodotto Hulk, diciamo, anche lui, diciamo, nelle serie cult, ha dato tanto negli anni 80.
Poi recentemente, un anno fa, ho fatto un disco assieme al figlio di John Carpenter, Cody, che è un grande musicista, un tastierista prog, veramente mi ha stupito. Tra l'altro non sapevo che fosse il figlio di John, l'avevo ascoltato in una sua partecipazione con un altro artista, e ho letto Cody Carpenter, poi ho cercato ed era il figlio di John. E quindi poi da lì è nata questa collaborazione. Il disco è Simulacrum Lab 2. Oh. E adesso stiamo facendo un'altra cosa insieme. Poi un brano tratto da quel disco è uscito nel Blu-ray di Encounter, che è un film di fantascienza americano che è uscito lo scorso ottobre. Quindi diciamo poi si va a finire sempre nel cinema praticamente, anche la musica poi è collegata comunque al cinema. Ecco, allora, visto che tu hai un'attività che è assolutamente poliedrica, non è solo focalizzata su oggetti, ma anche su musica, anche sulla fantascienza, quindi spazia a un ventaglio molto più ampio, noi abbiamo presentato all'inizio per il discorso delle props, come si dice in USA, però, come vediamo, ha anche altre sfaccettature. Quello che vorremmo chiederti è, proprio per avviarci verso la conclusione dell'intervista e soprattutto per poi far mostrare tutti i link della tua studente, ha dei link che sono tantissimi, quindi vogliamo mostrarli a pieno schermo tutti. Quello che ti voglio chiedere a questo punto è, abbiamo visto chi sei, abbiamo visto cosa e come lo fai, quello che vogliamo chiederti è perché? Passione. Poi è difficile da spiegare questo. Si è appassionati e poi si va avanti. Una cosa si collega all'altra, come dicevo. Alla fine poi a fare... Cioè, sono appassionato di musica elettronica analogica fin dalla fine degli anni 90. È una cosa che comunque è cresciuta contemporaneamente alla passione degli effetti speciali, e quindi una cosa è collegata all'altra. Non ti so spiegare i motivi esatti. Passione. Però tu la ritieni comunque, da quello, anche per un progetto di musica che tu fai, che è assolutamente un progetto di musica worldwide, perché comunque hai collaborazioni eccellenti, non è che... entrare, penso che non sia una cosa per nessuno che aspira a fare la musica elettronica o qualsiasi altro tipo di musica, entrare in contatto con Claudio Simonetti e poi col figlio John Carpenter o con altre realtà. Cioè, tu come lo fai? Cioè, lo fai tutto dal vivo? Fate fare delle session dal vivo oppure è tutto... No, beh, per me il professionismo anche nel cinema è progettare le cose. Anche questo non è improvvisazione, secondo me. Tantomeno nella musica elettronica. Per esempio, ho intervistato anche Alan Howard, che ha fatto con John Carpenter la colonna sonora di Fuga a New York. Sì. Siamo in contatto. Ovviamente è tutto progettato. Non è l'ispirazione, guarda, mi è venuto bene questo pezzo. Ah. Ovviamente c'è la parte artistica, sì. Però ovviamente se fai elettronica di quel tipo, progetti, cioè decidi i suoni, prepari i suoni, perché questi sintetizzatori puoi proprio creare i suoni da zero, fai il tuo sound, per cui diciamo che è tutto progettato. Io ho fatto delle tracce che ho fatto sentire a Cody, dove, come possiamo dire, erano state progettate proprio per avere quello spazio per la sua partecipazione. Ovviamente ascoltandolo ho capito lui che cosa, in che cosa era bravo e che cosa avrebbe fatto in maniera eccezionale, e quindi è tutto progettato. Cioè, per come lavoro io è così. Non si può fare il pezzo elettronico di quel genere con l'improvvisazione, perché poi rischi di fare una cosa mononota, una specie di drone.
po' funziona così. Beh, Paolo, io sono davvero, cioè, ammirato perché io ti ho contattato timidamente e tu mi hai dato la dimostrazione quando prima dicevi che si va tramite conoscenze, tramite presentazione nel web, eccetera. Devo dire che l'approccio con te è stato naturalissimo e tu non hai posto nessun filtro in entrata, né mi hai detto chi ti manda, né mi hai detto No, no, vabbè. cosa, cioè, non hai posto nessun tipo di Tranquillo. tipo, no, perché è capitato che oltre a te contattando le altre persone, no, non lo so, ma chi ti manda, non lo so, io devo parlare con Tizio Caio Semproni. Tu invece, di una naturalezza, di una spontaneità, quasi ci conoscessimo da molto più tempo rispetto a questa mia richiesta. Vabbè, ma perché comunque, poi ti dico, ogni giorno ricevo email anche piuttosto assurde, molto spocchiose, quindi cioè, non hai veramente idea di che cosa arriva. Ormai ti capisce subito da due o tre righe il personaggio che mi sta parlando, quindi Allora, non. son contento di essere finito nella ipotetica lavagna buoni e cattivi, buoni e cattivi. Ci parlo Ah, neanche subito, ti faccio cattivi. sapere. Certi, veramente Le faremo. assurdi. Però ecco, mi hai messo in quelli, non in quelli le faremo sapere, mi hai messo in quelli che mi. No. Quindi io ti ringrazio tantissimo perché assolutamente per me, che sono anche affascinato da queste cose, dal make-up, dai modellini. Da tutti gli effetti speciali tradizionali, leggevo nel gruppo che seguo con te, quello lì, una diatriba sugli effetti speciali di Blade Runner rispetto a Blade Runner 2049, che c'era chi appunto Sì. criticava la piramide Tyrell Corporation, meglio della CGI, eccetera. Io che ho l'occhio allenato me ne accorgo quando qualcosa è modellino e quando qualcosa è CGI pura. È anche vero che molte volte ci sono dei film degli effetti speciali semplicemente per rimuovere la palina della luce, del treno che sta là dietro, e tu non te ne accorgi, magari è pieno di grafica computerizzata, ma è una storia d'amore, nessuno ci pensa. Quindi diciamo effettivamente le diatribe sono affascinanti, ma lascio il tempo che trovano, perché davvero una volta non si rende conto del lavoro che c'è dietro, e forse se sapessero che per fare un oggetto che si, tipo la macchina di Ritorno al Futuro 2, che nel quartiere arretra e getta dei cassonetti mentre Biff Tannen cerca di infilarcisi dentro, è tutto modellino animato in stop motion, cioè forse magari ravviverebbero pensando che sia, che ne so, boh, chissà che effetto Sì. speciale possa essere. Però ci vuole, ecco, l'occhio allenato e, come dici tu, ci vuole anche aver studiato tanto, perché se non studi tanto effettivamente. Io ho cominciato ad appassionarmi, se tu hai iniziato con i fax, io ho iniziato con le videocassette a fare i montaggi video ed era assolutamente un delirio. Quindi ho là cominciato a Sì. capire che il cinema è soprattutto artigianato e sangue e sudore. Non è. Prima il cinema da Melé fino agli anni 90 era qualcosa che ti dovevi cavare da addosso davvero per farlo, perché ci sudavi proprio. Infatti, quando vedo le riprese i backstage di Star Wars degli anni 70, che la gente era a torso nudo, c'è quel fantomatico che è morto quest'anno, colui che manteneva il microfono, l'asta microfonica con le sue braghe rosa, che è passata alla storia, che si schiattava di caldo perché era proprio lavoro come stare sul cantiere. Oggi nessuno vorrebbe fare quello che mette l'asfalto caldo in autostrada, però all'epoca mantenere il microfono sotto al sole doveva essere Sì, paragonato come. ho raccolto un po' di aneddoti, sto lavorando adesso, non dico niente perché chissà quanto ci vorrà finirlo, però un po' di aneddoti che ho raccolto nel corso degli anni li sto accumulando, penso di pubblicare qualcosa più avanti, quindi niente, mi fa piacere divulgare questo proprio per ricordare la fatica che c'è dietro, più che fare un discorso critico. O sociale, diciamo, ho comprato recentemente dei libri, dei saggi, però alla fine si parla poco del lato produttivo, Sì. cioè proprio poi nelle produzioni americane è veramente tutto progettato. Per quanto potessero essere a basso budget, cioè loro hanno un call sheet giornaliero in cui c'è scritto proprio dall'A alla Z. Come un piano militare, quello che va fatto, quello che va portato, cioè anche il numero delle viti, per dire, no, che può avere un operatore di camera e così altro, e quant'altro. Quindi c'è dietro proprio quello che ammiro è il progettare ogni dettaglio, poi entrare in azione e quel giorno eseguire tutto nella maniera più perfetta. A volte ci può essere
l'incidente, l'inconveniente, però proprio è tutto pianificato. Mentre invece il modo di lavorare, diciamo, all'italiana è un po' diverso, era un po' più improvvisato. E questo poi secondo me si può vedere comunque nei montaggi del prodotto finito, nella continuità anche. Gli americani hanno sempre avuto appunto uno che lavorava, tra virgolette, sul set e fotografava con la Polaroid ogni dettaglio, per dire, per fare un esempio, diciamo, di un lavoro che può essere un lavoro a Hollywood. Quella persona si occupa della continuità, che può determinare più o meno che il film sia serio o ridicolo. Basta un errore nel ciuffo, mi fai un ciuffo dalla parte sbagliata e la scena diventa ridicola. Non... Sì. Per i cacciatori di blooper poi diventa miniera di tesori. Sì, sì. E succede comunque, succede pur pagando persone che si occupano della continuità. Allora, questo è solo un esempio di quello che così mi interessa. Io, riguardo a questo aspetto che appunto il cinema è il lavoro, io l'ho capito solo quando ho deciso di mettermi in gioco. Quando nel 94, appunto, con le videocassette abbiamo iniziato a fare cortometraggi per passione, ci siamo resi conto che non era tutto oro quello che luccicava, perché abbiamo cominciato a fare una piccola storia che era l'ennesima parodia di Frankenstein. Abbiamo voluto fare anche noi il castello di cartone su una montagna di sughero con una lampada che simulava i fulmini su uno sfondo nero, ma ci abbiamo messo una settimana a fare quel castello di sughero. Oggi chiunque con Photoshop ti prende due foto incollate e te la fa. Io ci ho messo una settimana a montare il sughero. Quindi, e là mi sono cominciato a rendere conto e là mi sono ancora di più appassionato. Come dire, vedendo, toccando con mano, ma abbiamo fatto un effetto, per esempio avevo truccato un attore d'alieno mettendogli una borsa d'acqua calda in testa, cercando di nascondere la sutura fra la borsa d'acqua calda e la pelle, con del cerone, con del polistirolo, del DAS, truccandolo pesantemente per nasconderlo. E là ti rendi conto che effettivamente, cioè, sì, è bellissimo, facciamo un film, sì, vallo a fare il film. Poi te ne accorgi, infatti quando vedo molti videomaker col cellulare che fanno le storie, sì, è bello farlo, ma oggi è molto più facile. Nel 94 e anche nel 2000 fare l'alieno, non c'era 3D Studio Max che ti faceva l'astronave che volava. O ce l'avevi, o c'avevi un magheggio di, appunto, di profondità di campo, l'oggetto era in primo piano, ma ti sembrava sullo stesso piano, solo col cavolo che riuscivi a fare quella cosa là. E infatti, diciamo, l'associazione è nata proprio per questo altro tipo di action, proprio per dire: ci piace talmente il cinema, però scendiamo in campo e tocchiamo con mano le difficoltà nel fare l'attore, nel fare lo sceneggiatore, nel fare il regista, il montatore, nel fare lo scenografo, perché poi, ecco, è bello ammirare, però poi magari, ecco, devo dirti che noi come associazione ci siamo resi conto che è anche meno facile a volte stigmatizzare un film o osannare un film, perché poi ti rendi conto, non voglio banalizzare, però poi quando devi fare tu certe cose e ti rendi conto, poi vedi che dei film vengono massacrati, però effettivamente c'è un amore dietro, di artigianato, di passione dietro, e massacrati su Rotten Tomatoes e basta, da gente che magari i film li vede solamente. Sì, lì ho visto cioè, questo Encounter, ma non perché ci abbia partecipato io, proprio, cioè, ho visto che l'hanno devastato per gli effetti speciali, però ragazzi andatevi a leggere quant'era il budget. Sì. Tra l'altro dentro ci recitano Tom Atkins, quello di Fuga a New York. Sì. Cioè, poi ma al limite vedilo e capisci che è una cosa recitata bene, non è il B-movie fatto con attori amatoriali. Eppure sì, ho visto critiche assurde riguardo gli effetti speciali, perché erano ovviamente pratici, non erano effetti speciali in CGI o, sì, o altro, per cui se si fa la CGI ci si lamenta perché l'hai fatto in CGI, torni agli effetti pratici e ci si lamenta lo stesso, quindi sì, poi è anche impossibile accontentare tutti, però non alla fine vedo che comunque se si vuole avere un buon risultato bisogna soffrire, se hai sofferto c'è la possibilità che il risultato sia buono. Sì, diciamo che quando soffri comunque traspare, poi al massimo uno vuoi essere comunque ingeneroso, ma è un problema di chi critica il film, però sì, quando c'è la sofferenza, l'impegno si vede. Che poi tra l'altro la CGI, parliamone, perché se facciamo la CGI della Mummia 2 in ritorno, forse è meglio fare gli effetti pratici. Sì, eppure non si sono rivolti a degli amatoriali
quindi sai, è tutto un discorso proprio anche del, ti dico, del budget. Uno bisogna vedere, vedo tipo queste cose, questi blog, questi siti, tipo mettono le stelline ai film, eccetera. Odiatemi pure, però queste cose mi hanno stufato, perché ho visto cose veramente, giudizi senza tener conto del budget. Purtroppo il budget è quello che ti permette di curare certe cose. Poi è ovvio che ci può essere quello col budget alto, che però ha un pessimo gusto e quindi ti farà il film brutto lo stesso. Però il budget ti permette di avere attori di un certo livello, ti permette di fare le cose, diciamo, in tempi più dilatati, e quindi ti preoccupare dei dettagli. E poi comunque avere una pre-produzione, che è fondamentale, come ti dicevo, nel professionismo americano, secondo me, non improvvisarsi all'ultimo minuto, ma avere tutto veramente progettato. Però devi avere comunque il budget per avere le persone al lavoro mesi. È ovvio che ci si può lamentare delle serie di Netflix che vengono prodotte in breve tempo, scritte in breve tempo, e tutto fatto in pochissimo tempo. Però effettivamente bisognerebbe conoscere il backstage, che c'è, cioè il come sei arrivati a fare quella cosa, e poi esprimi un giudizio, ma esprimi un giudizio e basta, lascia il tempo che trova. Effettivamente è un po' troppo semplicistica come cosa. Metto la stellina, però cerca di retroscena, magari quel progetto serve da viatico per uno che verrà dopo, e quindi bisogna tenere il motore caldo in attesa che arrivi il prodotto di punta. Cioè, ci sono tante logiche dietro che sfuggono molto ai Sì, più. Mi dava un po' fastidio questa cosa, infatti non ho mai, se tu vedi sul sito, non facciamo mai recensioni, né io né gli altri, non facciamo recensioni perché comunque da un certo punto di vista sembra quasi un'offesa a chi ha lavorato quel film fare una recensione negativa. Farla positiva il contrario, poi magari si cade nel buonismo. Quindi è inutile fare le recensioni, ognuno, quindi posso dare un input con un titolo, poi ognuno se lo guarda e trae le sue conclusioni, ma è inutile fare la guerra nei commenti, a me piace, no fa schifo, tu non capisci, eccetera, iniziano, sai benissimo come funziona. Per cui non ho mai giudicato i film io per conto di altri, cioè ognuno ha la sua testa, per cui puoi giudicarli da solo. Io ti posso dire che noi appunto abbiamo scelto questa, sposato questa cosa di metterci in campo. Non siamo nessuno, ma cerchiamo comunque di vivere sulla nostra pelle. Cosa vuol dire? Fare qualcosa che ci piace, che in questo caso è un cortometraggio, perché lo sforzo produttivo che ci possiamo permettere è solo di un cortometraggio. E tant'è che abbiamo addirittura fatto un libro che si intitola proprio Moriremo nel tentativo di farcela, proprio perché è più il sangue e il sudore che magari gli allori che arrivano, le corone e i premi e le soddisfazioni, perché forse molte volte, come nel nostro caso, a volte è più il viaggio stesso che la meta, quindi magari fare questa cosa ci sta migliorando. Ci si diverte, voglio dire, non è che no, infatti. Visti gli incassi che può avere un cortometraggio, il divertimento è l'unica, è la cosa che lo fa esistere, ecco, proprio. Sì, e soprattutto il gioco di squadra, le varie persone che si occupano a vario titolo delle varie fasi della lavorazione, il fatto di comunque di avere un obiettivo da perseguirlo a dispetto di tutti i mezzi, di tutti gli appoggi che non ci sono mai, il tempo che non c'è mai, il sostegno che non c'è mai. Come dicevi tu, io riesco ad avere più audience, cioè se io scrivo una mail oltreoceano, mi danno anche un trafiletto. Se la scrivo in Italia, fa chi sei, chi ti manda, e dove, da dove vieni, quanti siete, un fiorino. E allora sono già per certo che come associazione del tipo d'action non saremo mai profeti in patria, quindi forse abbiamo una speranza nel vasto mondo USA, quindi tenteremo a fare cose in lingua inglese, chissà, magari avremo più fortuna. Sì, beh, se ti può consolare, c'è Simulacrum Lab, praticamente in Italia non viene ascoltato, cioè non esiste, quindi hai visto anche tu te, quando hai cercato su internet ti è uscito la pagina Wikipedia americana, non quella. Sì, assolutamente sì, è vero. Per cui, cioè, così funziona un po', purtroppo, non so. I motivi potremmo stare qua 3-6 ore a discuterne. No, no. E sociopolitici, non. Che,
non ha niente a che vedere con la vastità del mercato americano. Non è vero che poiché in America c'è tanta roba, c'è spazio per tutti. No, io quello posso, la chiudo lì, perché effettivamente, come dici tu, potremmo parlare per giorni, potremmo fare, non so, un incontro al giorno e non riusciamo mai a venire a capo. Semplicemente che effettivamente ti danno ascolto. Io ho conosciuto nelle nostre interviste un fan dubber che si chiama DBR, che è riuscito ad ottenere di poter doppiare in italiano amatoriale una serie TV Star Trek Continues, che era una web serie che era andata in onda negli USA, e lui ha ottenuto dalla casa di produzione di poter doppiare in italiano solo il primo episodio, perché è uno sforzo titanico per un fan dubber, però sì. Cosa che in Italia, figurati se te lo fanno fare in Italia, che ti fanno doppiare così, ma neanche a parlare. Beh, poi sicuramente in Italia tutti ci si conosce, quindi beh, poi con gli anni secondo me si è perso, come ti dicevo, ho iniziato 20-25 anni fa, quindi mi ricordo un po' come funzionavano le cose, e si è perso ovviamente il senso della squadra, se così possiamo sì. definirla, no? E quindi ognuno deve fare, grazie appunto al social eccetera, deve fare il suo walk and tenta perlomeno di creare il suo impero, il sì. proprio impero, ma poi più delle volte non ci riesce, però comunque questo crea un muro nei confronti degli altri, quindi non ci sarà più la collaborazione, le collaborazioni e così via. Sì, poi altri mi contattano quando fanno, diciamo, dei cortometraggi legati alla fantascienza eccetera. Mi è capitato che mi contattano ovviamente per pubblicare sul sito un articolo riguardante quel cortometraggio, però non ci sono periodi in cui ne ricevo veramente tante, e allora a quel punto il sito diventerebbe un sito di cortometraggi, di produzioni indipendenti, non sarebbe più un sito di film di fantascienza non indipendenti, per cui allora lì si crea una situazione che loro si offendono, però cioè, quello è il concept del sito. Dovrei avere il tempo di farne un altro a parte per i 10-20 cortometraggi che mi inviano, e ogni settimana, ogni mese fare tot articoli, però il tempo non c'è. No. E ovviamente non, cioè, è veramente difficile stare dietro a tutto. Però alcune persone sono state, diciamo, hanno avuto una certa spocchia, si sono offese nel rifiuto, però se vai a vedere il sito si capisce anche che non tratta quell'argomento. Quindi a un certo punto non si può darla, diciamo, si può sembrare chiusi, ma in realtà bisogna anche vedere quello che tratta il sito, insomma. Sì, infatti vuol dire che effettivamente non hanno visto bene il sito, non hanno approfondito. Si sarebbero resi conto che si era in tema o non in tema, cioè che il contenuto era pertinente sì, sì. o no alla natura del sito, esatto. Cioè, non avrebbe, cioè, effettivamente. Allora, Paolo, questo è chiarissimo. Sei sicuro che non ti chiederemo di guardare il nostro non ti chiederemo di parlare No, del no, nostro vabbè, non è quello, però così no, sono no. stato sincero, non ho voluto fare il personaggio che ti vende, diciamo, delle realtà mistiche riguardo le cose, ti ho detto così, le cose No, piuttosto pratiche. assolutamente sì. Infatti io ti ringrazio perché il tempo a disposizione per la piattaforma che ci sta registrando mi sta mandando dei pop-up sanguigni proprio, mi sta proprio minacciando a morte. E Paolo, io ti ringrazio davvero tanto perché Grazie per quanto ci riguarda, per noi tu sei un'autorità nel settore degli oggetti di scena, delle memorabilia di film e serie TV, e anche soprattutto legate anche a un periodo, possiamo dire, nostalgia, perché comunque abbracciano comunque un periodo che finisce più o meno negli anni 90, ecco, non credo che ci siano, diciamo, da parte tua ci sia un interesse per tutto ciò che deve essere proprio eccezionale, che vada oltre gli anni 2000, se non sbaglio, non ho sfogliato il a te. tuo. Sì, proprio per i motivi Esatto. di cui parlavamo prima, sono più mode che classici, ecco. E quindi Per io cui. ti ringrazio tantissimo di averci concesso il tuo tempo, e io invito tutti a mettere link, a guardare i link che adesso appariranno nel sottopancia, appariranno le schermate intere con tutti i link del sito che sono presi appunto dal sito di Paolo Prevosto, e sono di diversa natura, dal progetto musicale al progetto fantascienza, eccetera. Quindi potete davvero spaziare anche, soprattutto sul suo museo privato virtuale, e soprattutto seguirlo sul gruppo Facebook che si dedica proprio agli effetti speciali. I suoi post non sono
senza fare dispregio degli altri, però i suoi post sono molto interessanti perché sono sempre corredati di descrizioni, circostanziate, quindi non sono mere foto, la foto del guanto, no, c'è sempre scritto come, dove, quando, soprattutto in molti casi c'è anche riferimento della scena in cui viene utilizzato, quindi è anche un modo di riguardare quel film e dire, oh cavolo, eccolo là. Come diceva lui che faceva il confronto all'americana dei props per vedere se è davvero l'originale oppure è una mistificazione. Quindi io vi invito davvero a seguirlo, e ovviamente se volete seguirci. E, Paolo, io non so, come è nata questa intervista? Davvero, da un messenger. Io ti ringrazio tantissimo perché non sono mai stato così a mio agio con una persona che non ho mai conosciuto e di cui ho visto solo le foto sul web. Quindi io, davvero, credimi, io sono... Non voglio sembrarti piaggeria perché ormai l'intervista Va bene. è stata, quindi però io ti ringrazio davvero tantissimo. Grazie a Sono... te, figurati. Niente, ci becchiamo sul gruppo. Becchiamo, sì. Ciao. Troverete l'intervista sul gruppo. Ciao a tutti.